Tu hai scelto nel film di parlare di una malattia che onestamente fa paura anche a parlarne, anche della quotidianità, no? Penso che poi la scelta di Pietro di isolarsi sia nasca proprio dalla difficoltà di condividere questa malattia con, anche per una forma di tutela della donna che ha amato, tra virgolette, in un senso alto e puro. Senza baci, amato senza baci. Senza baci, questa cosa ci torniamo. Gli è rimasta sta cosa. Se avessi portato anche Cristian, esatto, ce lo facciamo qua il bacio sul palco del teatro Ricciardi e diventava uno scoop, diciamo, esatto, tutti i giorni. Esatto. Anche la ripresa ci avevamo. Esatto, facevamo anche per Maria che faceva la ripresa e avremmo vissuto di gloria eterna per questa scena. Torniamo un attimo seri perché stiamo parlando di una cosa veramente. Tu hai deciso tutto sommato di metterla sullo sfondo la malattia perché non è il centro della narrazione, no. Però oggi quando stavamo in stazione attendevamo Teresa, tu hai fatto vedere che Cristian stava ritirando un premio, sì, un'onorificenza a San Marino, sì. Esatto, ci vuoi raccontare un pochettino anche tu come la documentazione, sì, che hai fatto sulla malattia? Io ti stavo chiedendo in quel momento, poi è arrivata Teresa, non abbiamo concluso la discussione, come ti eri approcciata anche a tanto cinema che in qualche modo ha affrontato questo tema così. Sicuramente forte. Ho visto i film che hanno affrontato questa tematica e a volte in maniera anche proprio molto molto dentro la malattia e con grande coraggio, insomma, ed è anche, ci vuole anche tanto coraggio a vedere quei film lì. E allo stesso tempo con gli sceneggiatori, quando scrivavamo, io vengo poi dal documentario, quindi ho questa tendenza a cercare sempre nella realtà un riscontro rispetto a quello che scrivo, e ho sentito proprio l'esigenza di fare ricerca per capire veramente quello che stavamo scrivendo, se lo stavamo scrivendo con cognizione di causa oppure se stavamo facendo degli strafalcioni. E sentendo anche la responsabilità, ognuno di noi la sentiva, noi, insomma, gli sceneggiatori, perché questo film parla a tutti e parla anche alle persone che hanno avuto in famiglia o che hanno in famiglia situazioni così, quindi un grande senso di responsabilità. E tramite una dottoressa che conosco, che è una mia cara amica neurologa, sono riuscita, diciamo, a farmi spiegare tutto quello che c'era, insomma, da capire più o meno, perché l'argomento è vastissimo, però sono andata a San Marino, all'ospedale di San Marino, a fare ricerca nel reparto di neurologia, ed è stato fondamentale proprio per fare in modo che di scrivere qualcosa di reale, di veramente reale. E poi l'hanno visto anche il film l'hanno visto i medici di San Marino che mi hanno, insomma, accompagnata in questo percorso. E alla fine hanno detto che, insomma, che abbiamo fatto un buon lavoro e noi ci siamo un po' rassicurati perché era una grande responsabilità. Allora, questa adesso ne parliamo un attimo con Teresa, anche se chiaramente intervieni quando vuoi, perché è un film che ha, diciamo, al centro il protagonista maschile che soffre di questa terribile patologia e che chiaramente si sta progressivamente allontanando dal mondo, però è anche, e credo soprattutto, non solo perché diretto da una regista, un film sulla femminilità, anche un film molto legato alla maternità. Quindi tu come attrice, come hai vissuto, diciamo, l'importanza di affermare anche il ruolo femminile all'interno di questo racconto, il rapporto che hai con tuo partner, con tuo marito, con Luca, è molto emblematico, sembrerebbe che in un primo momento, insomma, Luca è un uomo distante, ma in realtà anche lui è un sofferente, segnato da una sofferenza. Diciamo che questo film mi ha un po' fatto riflettere su un aspetto della coppia. Cioè, tante volte si dice, no, l'uomo mortifica la donna, no? E quindi la donna si dedica, non so, alla professione, cioè sostiene la professione del compagno a discapito delle sue, diciamo, dei suoi sogni, delle sue peculiarità, insomma, aspettative.
Invece questo film mi faceva riflettere su un altro aspetto che poi ho ritrovato molto comune attraverso anche storie di amiche, che spesso è il femminile che per mancanza di coraggio decide di mettersi nell'angolo, no? Che è un altro aspetto della stessa questione. Cioè tante mie amiche, anche attrici, hanno deciso, diciamo, di mollare la professione e di rinunciare perché non riuscivano a tenere questo coraggio, questa forza nel tempo. Allora, spesso si attribuisce la colpa all'altro, no? Ma noi dobbiamo veramente indagare prima di tutto in noi stesse se abbiamo la forza, di come dire, il coraggio di esprimere quello che vogliamo fare nella vita, no? O se costruiamo degli alibi. E l'esempio di Eleonora, Eleonora è una che diciamo, certo, dietro una sofferenza, no? La perdita di questa bambina, però si è costruita, diciamo, si è costruita una nicchietta, un luogo protettivo da cui non riesce, no, a riemergere. L'incontro con un'altra persona, con un uomo che ha una sensibilità artistica, un'attenzione al femminile, che ha come dire, una sensibilità proprio femminile, attraverso questo incontro lei riesce a emergere. Quindi è chiaro che noi abbiamo assolutamente bisogno dell'incontro, sempre, da quando si è adolescenti a quando si è maturi, abbiamo bisogno di incontrare la persona che in qualche modo o ci ascolta o ci dà coraggio, ci dà fiducia, quindi io credo molto nell'incontro, sempre, cioè non credo che ci sia un'età, no? A volte si dice, vabbè, ma le amicizie che uno fa a 20 anni poi non le fa più. Non è vero, non è assolutamente vero. Io su questo poi vi vorrei interrogare, dopo scendo e vi interrogo, perché voglio sapere che cosa ne pensate. Cioè, voi date per vinta, come dire, per spacciata da un'età in poi la possibilità di conoscere, no, delle persone che vi cambiano proprio prospettiva, no, che vi riscaldano il cuore, che diventano degli amici profondi, importantissimi. Cioè, Eleonora ha avuto anche la fortuna di incontrare Pietro. Non so, cosa ne pensate? Scendo. Chi vuole dire? Chi vuole esprimersi? Chi ha avuto, per esempio, un incontro importante nella vita in età matura? Non mi dite che nessuno, perché non ci credo. Chi l'ha avuto? In età matura, dovete, diciamo dai 25 in età matura dai 25 in poi, perché a 25 già si deve esatto. Mi piacerebbe avere invece la vostra testimonianza, insomma, lo possiamo fare anche dopo, se vogliamo. Sì, cioè pensateci. Un attimino, perché ovviamente la domanda è impegnativa sul piano proprio dell'esporsi, esatto. Intanto io volevo capire con te, cioè, un film di donne abbiamo detto, e c'è anche questo libro, perché è molto interessante quel lavoro che Pietro sta facendo di scrittura. Chi sono, e alcune sono note, e alcune un po' meno, alla grande, alla massa, chi sono queste donne e perché la tua attenzione, quindi di conseguenza quella di Pietro, si è focalizzata su queste cinque donne? Sì, sono tutte artiste, artiste grandi, importanti, però allo stesso tempo di cui si parla troppo poco. Cioè, prego. A proposito di età matura, che non si smette mai di dire. 89 anni. Ah, grazie a lei. Scusa, no. Grazie a lei. Arrivederci. Arrivederci. Grazie. 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 No, era un interesse di tutti noi sceneggiatori, proprio l'idea che Pietro lavorasse a un libro che gli era stato ispirato dalla figura della madre, cioè dalla figura di una donna che lavorava come insegnante e che però di nascosto scriveva, quasi vergognandosi di questa sua vena artistica. E diciamo che appunto le donne in generale, insomma, da sempre, per affermare loro stesse, comunque hanno dovuto faticare parecchio, diciamo, al di fuori della famiglia o anche nella famiglia, però facendo qualcos'altro. E ancora oggi, insomma, a volte è così.
Quindi l'idea, diciamo, di queste, ci piaceva l'idea di ricordare queste grandi artiste che, di cui si parla troppo poco, ecco, questo un po'. E ci piaceva anche che fosse un libro che passasse anche in sordina, tra virgolette, nel senso che te l'hai notato, però lo noti se ci fai veramente attenzione. E che è un po' la storia di queste artiste. Beh, bello, perché poi ci sono dei libri, c'è insomma un libro fotografico di Tina Modotti, sì, ad esempio, che chiaramente suscita un'attenzione, non è che solo sulla pagina scritta. Ritornano sì, queste attrici. E poi veniamo alla maglia. Alla maglia di Teresa, c'è anche questa parte grafica, no? Come l'avete, ecco, raccontatecela insieme, perché tu poi dopo, insomma, ti sei resa protagonista. Sì. Lei aveva una ispiratrice. Sì, io ho sempre provato una grande stima per Gabriella Giandelli, che è una grande illustratrice italiana, a proposito di donne grandi artiste di cui si parla troppo poco, perché a livello di Mattotti, cioè una delle più grandi illustratrici che abbiamo, e ho proposto a lei di fare questo murales, di fare questo disegno che poi è stato riportato sul muro, e Teresa contemporaneamente prendeva lezioni da Giancarlo Savino, che è un grande pittore. E questo lo lascio dire a te. Anche perché Giancarlo Savino, che poi è, no, compagno di Silvana Maia, ho conosciuto questo grande artista, io lo amo tantissimo, si chiama Giancarlo Savino, che avevo conosciuto diciamo per affrontare il compagno di una regista che oggi non c'è più, Silvana Maia, con cui ho realizzato questo film Ossidiana, sulla pittura, su una pittrice realmente esistita, poi morta, suicida, napoletana. E Giancarlo, avendo conosciuto Giancarlo, perché mi aveva aiutato proprio, no, a esercitarmi sulla pittura, sul tratto della mano, per rendere credibile come prendi la pittura, come muovi il pennello, eccetera, siamo rimasti amici, per cui ho detto a Caterina, posso insomma provare con lui, e poi è anche nel film, perché diciamo nello studio finale, in una delle immagini finali del film, no, questo studio di artisti, c'è Giancarlo con altri artisti, sono veri artisti che hanno uno studio a Corbiale, no, a Roma, nella periferia romana, per cui ho preso lezioni per poi, ecco, cioè rispolverare un po' quella gestualità, no, quella credibilità, perché tutti i gesti che fa un attore devono rendersi credibili, no? E chi, cioè, se c'è un pittore tra il pubblico, dice non è vero, questa non fa niente, insomma, lo vedo da come muove la mano, da come prende il colore, per cui c'è per un attore è un po' una continua responsabilità essere sempre credibile, vero, no? In tutto quello che fai. Certo, perché lo spettatore comune ti accetta, però lo specialista a ti sta allattare pulci. È un po' come quello che diceva Caterina, se non si fosse documentata sulla malattia, cioè venivano fuori gli strafalcioni, insomma. Hai detto Corbiale, tu oggi mi raccontavi questa cosa, perché Corbiale è uno dei quartieri, insomma, difficili. Cioè, di solito si mettono in scena, diciamo, scene di sparatorie, oppure gente serpentone, sì, no? Gente che si, insomma, si prende a botte. Quindi noi praticamente abbiamo fatto la prima scena edificante del cinema italiano a Corbiale, mostrando che c'è una realtà bellissima, che è un laboratorio artistico di veri artisti che stanno lì e fanno le loro opere d'arte. E di questo siamo molto orgogliosi, insomma, di aver fatto questa cosa. Allora, a questo punto nasce spontaneo, perché sapete che il cinema è anche, diciamo, un veicolo quasi turistico ormai, perché la gente vuole conoscere i posti dove si girano i set, praticamente vogliono essere conosciuti, qualcuno ci va anche su questi set. Ma il vostro ritratto è quello di una Roma inedita, di una Roma bellissima, di una Roma anche di una serenità straordinaria. Quindi raccontateci un attimino le case, questa foresta di bambù, insomma, dove avete trovato tutto questo ben di Dio romano? Allora, prima di tutto c'è da dire proprio i terrazzi. I terrazzi, cioè il film è stato possibile... Che scusa che ti interrompo. Sì. Le terrazze, no, sono sempre una cosa
che ha un valore straordinario nel nostro cinema, ovviamente da scuola, soprattutto scuola direi più che Ospedec, però insomma poi anche Sorrentino l'ha utilizzata, insomma ci sono anche i terrazzi di Caterina Carone adesso, di Teresa Savonano. Da quando abbiamo trovato quei terrazzi, sì. Importante. Sì, no, infatti siamo felici perché il film in realtà c'era il rischio di doverlo girare tutto in studio, quindi di ricostruire studio e terrazzi, che sarebbe stata una cosa anche visivamente povera, impossibile ricreare la bellezza della realtà. E come succede di solito al cinema, a volte capitano un po' delle magie che ti dicono è arrivato il momento di fare questo film. Perché succede che noi, io e Alessio Calbiati, che è sceneggiatore e anche mio collaboratore artistico, eravamo a casa e compagno. No, sì. Perché lei è stata una coppia artistica. Non ha detto che Alessio era il suo compagno, sì. Alessio sedia qui anche lui, stasera con noi, però non me l'ha detto. E poteva raccontarlo lui, cinque sceneggiatori, insomma. Sì. Non potevo invitarli. E in pratica eravamo disperati perché non sapevamo più dove trovare questi terrazzi, era difficile trovare due terrazzi così vicini, perfettamente speculari, e che fossero, diciamo, non abitati, cioè perché quando uno gira... Non è che può andare a casa di qualcuno, cioè è raro che fai traslocare le persone per fare il film. Quindi, e Alessio stava guardando con quella app che si chiama Google Earth e a un certo punto ha visto questi due rettangoli, uno vicino all'altro, dice guarda un po' lì però, insomma, e ha messo il cursore e siamo scesi, perché c'è questa funzione per cui scendi proprio a livello della strada. E in quel punto a noi ci siamo commossi, ci è venuta un'emozione enorme, perché abbiamo visto l'arco e nella storia noi immaginavamo un arco, quindi noi ci siamo proprio, abbiamo detto questo è il film, cioè il film è lì, noi dobbiamo andare lì. Poi dopo l'abbiamo fatto vedere al produttore, che si è innamorato, Massimo Di Rocco, e devo ringraziarlo perché ha reso possibile questa cosa. E il fatto di poter girare lì, e non era mai successo che qualcuno girasse lì, che anche questa è una cosa un po' strana a Roma, perché tutti gli angoli sono stati, insomma, è stato già girato dappertutto. È vero. Quindi evidentemente Limone d'inverno era già lì e noi poi ci siamo andati e volevo dire il quartiere Bologna, Piazza Bologna, sì. No? Quartiere Bologna. Bologna. Ma volevo farvi notare che questi due terrazzi sono stati scenografati, non erano così, erano due terrazzi condominiali, quindi niente, non c'era niente. Questo bravissimo scenografo, Pannuti ha creato quella fontana, ha creato le altane, che sono appunto gli ingressi nelle case, che non c'erano, erano questi due appunto terrazzi condominiali che ci hanno permesso di girare lì, quindi non erano delle vere case, e però andavano appunto scenografati perché c'erano tutte antenne delle televisioni, quindi sono state tutte spostate e gli abitanti del luogo si sono allarmati giustamente perché non vedevano più i canali, un casino, perché poi c'è tutto il dietro del cinema, tutta la, insomma, la il parte... Il cinema negato, perché poi il cinema si vede a casa, quindi esatto. Andate al cinema a vedere i film. Dopodiché mi piace anche raccontare che uno dei condomini, che è uno storico praticamente, che ama molto, diciamo, studiare la storia del quartiere così, ci ha raccontato appunto che era stato bombardato il quartiere, che quel palazzo era stato bombardato, quindi noi abbiamo, ecco, quella scena lì, abbiamo recuperato questa scena cosa. Lì è meravigliosa, quei due lati, il lato umano e il lato cementificato, no? Quella scena io la amo tantissimo, quando l'ho vista, insomma, è rimasto... Molto... Quello per esempio è cinema della realtà, perché oggi Francesco mi ha chiesto ma i documentari non li fai più, perché io ho iniziato facendo documentari e in fondo io continuo a farli perché appunto parlando con un abitante abbiamo capito una cosa che era veramente di quel luogo e l'abbiamo implementata nella storia e è diventato più realistico.
Io dicevo a Caterina che ci sono dei momenti del film che sono dei momenti in cui lo spettatore, secondo me, non vorrebbe mai che finisse. Ad esempio, quella scena che uno si aspetta che ceniamo insieme, ceniamo tutti e due da uno stesso lato. Insomma, secondo me quella è un'altra scena veramente straordinaria, meravigliosa di questo film. Ed è bellissimo, poi il brindisi ovviamente porta certo. a quello cioè, è bello perché quel personaggio, quella donna riesce, come dire, a vincere le resistenze di Pietro, no? Cioè Pietro vorrebbe poi starle vicino fisicamente, avvicinarsi, ma non ci riesce, ha tutte le sue resistenze, no? Ha tutte le sue contrazioni. E spesso il femminile, ma io in particolare, perché so così, cioè rompo gli indugi, rompo le barriere. Come col pubblico. Io vi voglio raccontare la prima cena con Christian, che poi è stato un po' quello, no? Anche un po', diciamo, l'origine poi del nostro rapporto. La prima cena, prima di iniziare le riprese, siamo stati invitati da lui, dalla moglie, e io e Caterina a cena. E lui era timidissimo, Christian De Sica timidissimo. E io, più diciamo, lui era timido, io più facevo la buffona, no? Perché giocavo così. Per cui lui ha cominciato a ridere, a divertirsi, a rilassarsi, perché comunque lui ha lavorato con tante attrici napoletane, anche con caratteri difficilissimi. Per cui lui era prevenuto, dice, oddio, mo arriva un'altra napoletana di quelle impegnative, no? Un po'. Per cui era terrorizzato, dice, speriamo bene questa volta. Quando abbiamo iniziato a giocare, si è rilassato. E quel rilassamento, quella fiducia, poi ce la siamo portata sul set, no? Così. Sì. A proposito di cinema della realtà, è stato fare questo film è stato raccontare lo sviluppo di una vera amicizia. La nostra, sì, è vero. Di Christian e Teresa. Allora, parlavamo prima, ma io stamattina, mentre andavo in stazione, sentivo Margherita Bui che raccontava del suo film Volare, che è uscito qualche giorno, e diceva, ci siamo divertiti tantissimo, e lei, dall'alto di un'esperienza ovviamente enorme, diceva, se sul set c'è amicizia, si entra in sintonia, il film, vedi che viene bello. Ma quando questa sintonia non c'è, non si crea, non c'è l'amalgama con la troupe. Guai. Sono guai. Tu, manco a farla apposta, a tavola, adesso mentre facevamo l'aperitivo, hai detto la stessa cosa a proposito della tua vecchia esperienza. Sì. Quindi sì. Quanto veramente la tua esperienza, eppure insomma, è... No, è disastroso, perché quando incontri una troupe particolarmente difficile, respingente, come possono essere spesso le troupe romane, per esempio, no? Oh, spostati, no, e facce fa, ma dove sta sto carrello? Oh, sta in pausa, no? Ma dici, ma come, abbiamo provato la scena e dovemmo fa pausa? Allora così tu dici, oddio, dove sono, no? Cioè, cinema romano è spesso così, devo dire. Infatti sono nate delle altre forme di cinema in altre regioni che sono molto più felici. Allora, in Puglia, io dico anche in campagna, assolutamente, in campagna ci sono delle famiglie cinematografiche bellissime, Torino, cioè tutto quello che avviene lontano da Roma c'ha un'energia meravigliosa, non sai perché? Perché loro hanno un po', come dire, si vantano di aver creato il cinema, no? Questi macchinisti, cioè, allora spesso diventa molto faticoso, questo a livello di troupe. A volte puoi incontrare poi proprio il collega con cui devi fare delle scene molto intime, molto, no, marito e moglie, eccetera, che è respingente. Anche lì diventa difficilissimo. Io non vi faccio il nome perché non si può fare, perché è tanto famoso. Però una volta ho incontrato questo collega che pretendeva di controllare tutto, no? Di controllare come andasse la scena, eccetera. Ci siamo trovati talmente male che il mio personaggio ne ha risentito, il mio lavoro ne ha risentito. A me non venivano delle idee e quindi ero carente di iniziativa, perché ero talmente, come dire,
bloccata. Sì, bloccata, no? Mortificata poi dal rapporto che si era creato, che anche quel personaggio era, non si era espresso nel migliore dei modi, eh? Quindi diciamo ne risente tantissimo il lavoro. E poi raccontavo a Francesca e Caterina che ho fatto un film, in principio Le Untande si chiamava, di Anna Negri, che era la sua prima regia, quindi lei esordiva con quel film che doveva essere un film d'amore, dove questo personaggio femminile incontrava tanti uomini e aveva una delusione dietro l'altra, registrava una delusione dietro l'altra, fino a che poi si innamora alla fine, verso la fine, non si sa se veramente era realistico, diciamo, l'incontro onirico, comunque incontra l'amore della sua vita. Un film dove la regista ha litigato tutto il tempo col direttore della fotografia, tutto il tempo, per cui un film impossibilitato a esprimere amore, no? Perché tu sul set, mentre stai per bacia uno, fa l'amore così, cioè, una cosa impossibile. Quindi, ecco, no, costruire una troupe. Sì, no, è un incontro, anche quello è quasi documentaristico, perché comunque lavori con persone, quindi... ci passi tanto tempo e come regista cerchi di trasmettere una tua visione, una idea, una passione per la storia che vuoi raccontare e quindi diciamo è un continuo, è un po' anche psicanalitico in qualche modo, cioè si incontrano le storie di tutti, quello che succede prima del set, quello che succede dopo, è un po' tutto fa parte del film, diventa un po' un'osmosi, ecco. Sì, abbiamo girato molto intorno a questa figura di Christian, no? Però non è un caso che tu oggi l'hai portato in scena in questa maniera, perché tu qua nel 2016, credo, Fräulein, che vi invitiamo a vedere. Fräulein, una fiaba d'inverno. Anzi, non su Rayplay, perché su Rayplay non parte. Ah sì? Ti dico questa cosa, però da dove dormo, e anche su Prime. Fräulein, una fiaba d'inverno. Una volta era anche su Netflix, ma non so se no, c'è più. No, cioè, su Prime adesso, quelli girano, e quindi vi consiglio di vederlo, perché è interessantissimo, anche divertente, diciamo. Una commedia surreale. Come ti è venuta in mente questa cosa di prendere uno degli attori, diciamo, di cui perché si è discusso di più? Perché tutti abbiamo sempre pensato, ah, quanto è bravo questo, ma anche quanto fa il fesso, no? Possiamo dirlo, nel senso che si è prestato ad un cinema che chiaramente non ricorderemo tanto volentieri. A me non sono mai piaciuti i pregiudizi. E il mio precedente film era un film contro i pregiudizi, perché è una commedia surreale che parla di una ragazza, di una donna che vive in montagna da sola e che tutti la chiamano Fräulein, che significa zitella in tedesco, e quindi è una bloccata, insomma, che tutti la prendono in giro così, e mi piaceva fare del metacinema, nel senso che avevo bisogno di... innanzitutto avevo bisogno di un attore che fosse una specie di alieno, che arrivasse sul set come se avesse sbagliato set. Perché piomba nella vita di lei all'improvviso, non si sa da dove arriva, non si sa perché, non si sa che vuole, insomma... E avevo letto nel frattempo... Siamo sulle nevi dell'Alto Adige, no? Sì, esatto, in Alto Adige, io avevo anche studiato lì anni fa, e in pratica contemporaneamente, come succede di solito col cinema, che c'è quell'elemento che ti dice devi andare in quella direzione, mi capitò sotto gli occhi una intervista di Christian dove diceva che aveva voglia di fare un film diverso. E io lì... Innanzitutto, vabbè, avevo sempre provato curiosità per lui e mi affascinava anche questo suo essere così estremo e allo stesso tempo però molto elegante, molto gentile, anche un uomo di spettacolo, di cabaret, insomma un ballerino, un cantante, cioè mi sembrava un alieno un po'. Cioè, ho iniziato a dire però, a me... Insomma, l'idea che arriva che Christian De Sica, re dei cinepanettoni sulla neve, arriva sulla neve del mio film, che non è un cinepanettone ma una commedia, anche garbata,
come se avesse sbagliato set, infatti arriva con un bomber giallo, insomma, come se ha dimenticato Boldi dall'altra parte. E poi a mano dentro al film mi piaceva che dismettesse questo suo personaggio di tutta una vita di cinepanettoni, togliesse il bomber giallo e diventasse un po' se stesso. E quindi il percorso di quel film è stato fondamentale per arrivare, per noi, propedeutico per arrivare a questo film, quindi è stata una progressione proprio che abbiamo fatto insieme e che ci lega tantissimo, perché è stato un conoscersi reciprocamente, dandosi fiducia e anche appunto dismettendo certe paure, ecco, che potevano sorgere anche in Christian dopo tanti anni di lavoro come attore comico. Collaboratori di lusso nel tuo film, perché insomma non è che poi tanti si possono fregiare della fotografia di Daniele Cipri e delle musiche del maestro Piovani. Sì. Ecco, com'è che insomma. Ho avuto grandi compagni di viaggio, veramente è un valore inestimabile, un regalo della vita. E anche se dovesse essere il mio ultimo film, io sono contenta, ve lo dico. Cioè, proprio... spero di fare il prossimo. Però insomma sono molto felice. È stato così che Daniele Cipri, ci avevamo già fatto un cortometraggio io e Alessio insieme a lui e ci conosciamo da tanti anni e lo stimiamo tantissimo, e spero di fare anche il prossimo con Daniele. Sia Daniele che Nicola Piovani sono dei grandi artigiani di cinema, quindi hanno una umiltà totale, come grandi geni sono appunto umili, questo posso dirlo anche di Teresa, posso dirlo di Christian. E questo perché quello che a loro importa è stare sul lavoro, cioè stare lì sul lavoro, cercare di risolvere i problemi. E anche Nicola Piovani, niente, siamo arrivati lì e ero terrorizzata perché non sapevo cosa aspettarmi dalla grandezza che è. E effettivamente è stato maestro di vita e artistico, c'è stato grande dialogo e ci siamo anche molto divertiti e emozionati perché ci ha regalato una colonna sonora fantastica. Allora, noi ci abbiamo in chiusura, però come al solito noi poi staremo fuori, quindi le domande che non fate dalla sedia le potete fare vis-à-vis. Però volevo tornare a Teresa perché qualche mese fa eravamo qui su questo palco con Luca Trapanese, con Fabio Mollo e con Pierluigi Gigante. Mancavi solo tu, io ti mandai delle foto in quella serata, sì. Per farti vedere che c'era una bella platea anche in quell'occasione. È nata per te da pochi giorni anche in televisione su Sky e su Now, è un film che anche quello insomma ha segnato emotivamente molto questa stagione cinematografica. Noi lo stiamo mostrando ancora a tantissime scolaresche, a tantissimi studenti. Che cosa ha significato per te quel film? Per me ha significato innanzitutto conoscere Luca Trapanese, quindi è il mondo che ha creato. Lui ha fondato la casa di Matteo, dando il nome di questo amico che ha perso molto giovane, e la casa di Matteo ospita, la casa di Matteo in particolare ospita 7 bambini con gravi disabilità, di cui 4 allettati e agli altri 3 diciamo con meno gravi, però insomma è un luogo non di sofferenza, perché ci sono degli operatori terapeuti stupendi, degli angeli veramente, però ecco, mi ha permesso di conoscere questa realtà è importante e poi di conoscere la sua storia, perché lui è il primo single, oltretutto omosessuale, quindi lui dice al giudice io sono omosessuale, che adotta una neonata down. Quindi è una storia importante che ha aperto poi le adozioni, ha aperto le adozioni a Napoli, cioè le adozioni di single, di coppie omosessuali, per cui tanta gente, anche venendo da Milano, dal nord, ha fatto domanda al Tribunale di Napoli, poi in virtù proprio di questa adozione, no? In virtù di questo successo, diciamo. E quindi
diciamo, il cinema serve anche a questo, no? Forse soprattutto, no? Di accedere a dei mondi a te sconosciuti, no? Di capire quanto è complessa la vita, quanto sono complesse delle storie, storie che finiscono bene, male, insomma, quello di, come dire, di emozionarti con gli altri, di entrare nelle vite degli altri. Quindi quando hai la possibilità, questi contenuti, attraverso il tuo lavoro, senti che stai facendo un grande lavoro, no? Senti che hai scelto una grande professione. E quando non c'è questo, ti senti un po' poverello, insomma. Quindi io sono contenta quest'anno di aver fatto due film importanti, no? Nata per te e I limoni d'inverno mi hanno dato la possibilità proprio di accedere, di mettere le mani in un materiale di sofferenza, di dolore, che è quello che piace a me proprio, il cinema di sofferenza, di dolore, ma anche di speranza, no? Io dico, sono un po' cattiva, insomma, con una cinematografia americana, dico, purtroppo noi stiamo dietro anche a quello che ci propinano, anche la più diciamo piccola caccola di attore americano, noi lo seguiamo, lo conosciamo, sappiamo tutto, invece poi non sappiamo invece le nostre stelle del cinema europeo, no? Grandi autori del cinema europeo, dobbiamo un po' ritornare secondo me alle nostre storie che sono enormi. Sì, sì, un po' lo vedo perché un po' c'è, cioè, anche grandi, cioè, ma proprio Wenders, ma Cavoli Smanchi ha avuto un successo, sì, sì, ma tanto cinema francese, spagnolo, insomma, un po' che... Io ho fatto un film spagnolo, chissà se uscirà in Italia, però. Sì, con due attori meravigliosi, uno ha vinto due premi Goya, il premio Goya è un po' come il Donatello, è come il nostro Donatello, no? Il più grande riconoscimento cinematografico, e tu lavori con questi fuoriclasse, però poi stiamo dietro a, insomma, dei grandi nomi americani che, voglio dire, doppiati, perché bisognerebbe sentirli in originale. Ancora, visto che... Ancora, voglio dire, via. Cattiverie e passare il microfono. No, stiamo per andare via, però tu sei molto amata da sempre. Caterina, penso che il pubblico la stia amando da oggi, ma la amerà a lungo. E dove vi ritroveremo? Tu, ad esempio, quando potremo vedere una cosa nuova di Teresa? Dove? Quando? Questo i tempi non le so ancora. Ho girato una serie l'anno scorso, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni per Netflix, Sara. I primi due libri, diciamo, la prima serie è ispirata ai primi due libri di questa, insomma, saga Sara, e uscirà prossimamente, diciamo, settembre, in autunno, su Netflix. E poi ho girato la seconda serie di Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso, con il protagonista Massimiliano Gallo, e andrà in onda, non so, fra qualche mese. Questo film spagnolo spero che esca anche in Italia. Diego De Silva, questa è una seconda casa, capo. Sì, Diego è molto dai popolare, libri di Diego De Silva. È molto popolare qui a capo, a dirlo. E basta. Basta per me. Forse ci vorrà un po' di più, un pochino, spero, non sì, dopo l'estate, sì, sì. Cioè, ci vorrà un po' di più, ma che cosa stiamo scrivendo? Stai scrivendo, tu l'hai lasciato a casa, esatto, scrivere, e adesso sto scrivendo.